Se mi vedessero i miei elettori. Ma loro che cosa ne sanno? Loro vanno nell'urna, votano, ta 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 ta, e mi mandano alla camera a me. Ma io devo scegliere la camera giusta, però. E qual è? Ah, ecco. Dunque, questo film che l'onorevole Volamante Sottilletto è una commedia sexy, dicevano. Ma invece, secondo me, è una commedia all'italiana, tra parentesi, dicevano i critici di serie B, altra parentesi, io ho sempre preferito essere il primo della serie B che l'ultimo della serie A, chiusa la parentesi. Comunque, era un film molto carino, molto divertente, molto ben recitato, perché c'erano degli attori ottimi. E se non mi sbaglio c'era anche per la prima volta, credo, Leo Gullotta che faceva due parti, che faceva una parte anche vestito da donna, quindi non è che Pincitore ha scoperto qualcosa, l'avevo già fatto. Era stupendo, perché doveva fare questa zitellona brutta, innamorata dell'onorevole, era gelosa proprio, come io mi avvicinavo, io ero il suo segretario, con gli occhialini, sembrava Dustin Hoffman, no? Gli occhialini così col cappotto magrolino, sai, tutto messo bene, impettito, e dovevo camminare un po' affeminato. Perché? Perché dovevo nascondere che io ero l'amante della moglie di Banfi. Allora, per nascondere questa cosa dovevo far vedere che ero gay, in verità, in modo che Banfi stava tranquillo, mi lasciava con la moglie, si doveva accompagnarla in qualche parte, mi ci mandava tranquillamente. E c'era questa segretaria che era terribile. Perché come vedeva che io mi avvicinavo, che gli dicevo, onorevole, senta, mi scusi, lei credeva che io ero gay, allora lei era gelosa, diceva, questo mi sono via, capito? Questi cosi gli hanno messo in faccia, era solo a vederlo, lei era con l'otta e faceva ammazzare. E lui, era sempre tutto nervoso, era tutto... Ho un neo! Ah sì? Sì, lo so che non si vede, lo copro col fard, faccio male. Oggi si portano i nei, no? Il mio potrebbe essere molto sexy e poi fa panda con uno zeccolone che ho proprio qua. Pensi un po' sulla natica, lo vuol vedere? Un film molto divertente, con la Merlini, con Lino Banfi, con la Giannetta Agrion, dove di sexy non c'era niente, c'era solo lei che si faceva la doccia. Basta, tutto lì. Il resto era tutta commedia divertentissima. Parte da lì, d'altra parte noi ieri e l'altro ieri non abbiamo inventato niente, era già stato tutto inventato, no? Da Charlie Chaplin, tutto è stato fatto. Ogni tanto noi cerchiamo di prendere qualcosa, di modificarlo, però nel cinema è stato fatto tutto. Sì, quindi questa, la commedia classica, gli scambi, le porte sbagliate, fanno parte di una cosa ben collaudata. Quindi noi abbiamo solo avuto l'idea di modificarlo, di adattare queste situazioni a un tipo di sceneggiatura, a un tipo di storia che ci facesse comodo, ecco. Mi spinga, scusi, io come sempre, io sono Guandachini. Ma mi fa impressione, vado, con la spalla su. Scusi, ma è sfuggito. E mi uccide oggi. Vado. Ecco qua. Ah, bravo. Io ci sono, eh. Aspetta che vengo anch'io, eh. Una mano sola, mi dia una mano. Ah, la mano che mi fa male. Accidenti a lei. La scena del treno sì, è stato un omaggio a Totò, però io non l'avrei voluta girare, perché io ho fatto 21 film con Totò quando facevo l'aiuto regista. La scena del treno di Totò non si batte, non è possibile. Come sono rimasto male che Troisi e Benigni hanno rifatto la lettera, hanno scritto che aveva fatto Totò e Peppino, e sono cose che non si possono rifare, secondo me. Quindi l'ho girata cercando di renderla il più divertente possibile. Baffi è stato bravissimo, ce l'abbiamo messa tutta, però secondo me
non è che volevamo sempre fare una cosa divertente, ecco, non è che abbiamo voluto rifare la scena di Totò, assolutamente, perché sono cose che non si rifaranno mai. Ma la ricetta perché riesca un film di questo tipo era innanzitutto la professionalità, la sincerità, la buona fede e la voglia di fare, di lavorare e di fare quel tipo di film, oppure un film, nei tempi giusti, nei costi giusti. Questa era la ricetta. C'era buona volontà da parte di tutti, dall'ultimo macchinista al regista, attori compresi, produttore. Una cosa che c'era allora, secondo me che oggi, lo dico io, oggi secondo me non c'è più, io non faccio cinema più da 5 anni, però non mi sembra c'è troppo professionismo, diciamo così. Allora era, la ricetta era quella di stare tutti insieme, di correre tutti per la stessa bandiera, cercando di mettere tutti qualcosa in più perché il prodotto riuscisse bene. E poi anche i tempi, oggi sono film che non hanno più, non avrebbero più senso oggi, ai tempi di oggi, di fare quel genere. Secondo me è cambiata la comicità, il modo di far ridere, il modo di ridere, il pubblico, è tutto cambiato, oggi non si potrebbe fare più. È un film un po' misurato, un pochino più elegante degli altri, anche nel vestire, anche nel fare, nella scena, nel tutto, perché c'erano anche degli altri attori importantissimi, c'era Giacomo Curia, che è un attore napoletano molto bravo, caratterista molto bravo, poi c'era, oltre Leo Cullotta, c'era Marisa Merlini, poi insomma c'erano tantissimi attori che adesso, come adesso, se tu li vai a chiamare per fare un film ti costa una tombola, invece prima eravamo importanti però costavamo meno e allora si faceva il cinema. Adesso siamo meno importanti ma costiamo di più. Aiuto, aiuto! Ma insomma, ma chi è lei? Franchezza da Velletri. È lei, onorevole? Che è? Sono io, ma non sono io, non sto qua, io sto a Bruxelles. No, lei è qua. Lo vedi questo? Faccio tanti di quei buchi che ti faccio diventare un pezzo di formaggio svizzero. Lei è a Bruxelles? Bravo. Sì. Nessuno deve sapere che io sto qua, perché io ho la camera in albergo, ho la numero 55. Ah, sì? Lo devo sapere solamente io, tu. E le rose. Ma i film di Vanzina derivano un po' dai film che facevamo noi, sì, però ci sono troppe parolacce oggi. Oggi lì nei film di Vanzina ci sono troppe parolacce, sono cose... Una volta si faceva ridere, io mi ricordo quando andavo a vedere la Va Spettacolo, che ero ragazzo, facevano ridere benissimo, senza dire parolacce, senza fare le imitazioni dei vari Berlusconi, dei vari Andreotti, eccetera. Perché non si può fare oggi? Oggi si deve fare ridere soltanto dicendo i morti e dicendo altre parolacce. Mi sembra un pochino limitativo. Nei miei film c'era sempre il ritmo. Io dicevo sempre che nei film che vedevo, si potevano vedere altri film, serie, cose, eccetera, e c'era quello che usciva di casa, andava giù, scendeva le scale, pioveva, lui tornava su, prendeva l'ombrello e tornava giù, lo apriva, eccetera. In questo lasso di tempo, nei miei film, dovevano succedere 300.000 cose, doveva succedere che l'elefante camminava sul filo, dovevano succedere delle cose, non avevo spazi di pause, non avevo pause, non dovevano esserci pause, infatti... Nei miei film andava via la Fene che arrivava a Montagnani, arrivava a Montagnani, c'era Lino Baffi, c'era Lino Baffi, c'era Alvaro Vitali, c'era Gianfranco D'Angelo, erano film concepiti così, non c'erano spazi, non c'erano pause, non ci dovevano essere pause. E quindi mi rifaccio a Totò, al principe de Courtes, che diceva sempre che il pubblico non deve mai chiudere la bocca, perché poi fargliela riaprire è più difficile. Telefono. Il telefono! Ah, il telefono! Sì, qui l'onorevole... Cosa c'è?
Pronto l'onorevole Battistoni. Lino Banfi era l'interprete preciso per questo tipo di film, perché lui si divertiva nel girarlo. Questo era molto importante, che lui venendo dalla Va Spettacolo sapeva cosa ci voleva per far sorridere la gente, per far ridere. Quindi si muoveva di conseguenza, interpretava quello che c'era scritto in una maniera sublime, lo interpretava al massimo, perché ci credeva, perché credeva in quello che faceva, come ci credevamo tutti noi che facevamo quel tipo di film. Con Banfi poi ci siamo divertiti un sacco. Con Banfi è stato sempre così, ci siamo sempre divertiti, ogni volta che abbiamo iniziato un film insieme, perché facevamo comico spalla a spalla comico, e di conseguenza magari dicevamo cose che non c'erano sul copione, e allora ridevamo anche noi dei pazzi, perché non si era detta prima, veniva così all'improvviso, non se l'aspettavamo, magari era una cosa che ci faceva ridere, allora si rideva, si nascondeva il sorriso, si facevano delle cose assurde, come quella volta che facemmo questo dialogo. Era un dialogo abbastanza lungo, mentre camminavamo in questo giardino, io, Banfi e Jeanette Agren, parlavamo di cose serie, perché era la sua amante, per cui guardava, doveva far vedere che... Però c'era un elicottero, veramente, che ci girava intorno, perché questo vedeva tutta sta gente. Era un elicottero della polizia, se gli hanno segnalato qualcosa, e ci girava sopra la casa. E allora gli e Banfi, mentre parlavamo, ogni tanto vedevamo questo elicottero spuntare. Ma chi è? Ma chi è? Facciamo sempre così, sta cosa... È venuto come un tic, perché ogni tanto si vede sullo schermo che tiriamo sulla capoccia in questo modo. È stata divertente, perché poi Mariano Laurenti non è che l'ha tolta, ha detto stop, fermate, perché di solito così fanno i registi. A Mariano gli è piaciuta questa cosa, l'ha lasciata, ed è venuta veramente una cosa deliziosa. Ma Vano Vitali con me aveva già fatto dei film, credo che poi anche dopo ne farà altri. Vano Vitali... Io mi mettevo insieme allo sceneggiatore, che allora era Francesco Milizia, mi mettevo lì a scrivere delle cose per lui, perché io lo vedevo in quel tipo di personaggio. In quei film c'era, parliamo di questo film, questo film che era... l'onorevole con la matta del terreno, c'era il protagonista che era Banfi, ma tutti gli altri erano protagonisti allo stesso modo, ognuno, io mi preoccupavo di che ognuno avesse un suo carattere, che ognuno avesse una sua personalità nel film, quindi questo era lo sforzo mio e degli autori, di far sì che ognuno avesse il vestito giusto per partecipare a questo film. E Alvaro Vitali, secondo me, era poi dopo è andato a fare Pierino, che è stata una trovata eccezionale, e poi faceva Pierino e metteva in scena le barzellette, ma lì nei film miei lui faceva un personaggio, una volta faceva l'assistente, una volta faceva l'usciere, una volta faceva il professore, una volta, però aveva sempre un ruolo importantissimo. Infatti la carriera di Alvaro Vitali è stata anche dovuta a questo tipo, a questi film che faceva con me e con altri colleghi. Ma la scelta dell'attrice fu fatta da Luciano Martino, che era il produttore. E io l'ho accettata di buon cuore, perché era una bellissima donna, simpatica, brava, quindi poi devo essere onesto, adesso a distanza di anni, allora non è che fosse importantissima chi era l'attrice, era una caramellina messa in mezzo a dei lestofanti simpatici che facevano il film. Non è che era importantissimo, ma no, io lo conoscevo Teo Teocoli, lo conoscevo bene, poi allora era anche un bel giovanotto, quindi mi è sembrato giusto in questo carro di Tespi che ci avevamo, mettere anche un milanese,
che poi lui è pugliese di origine, ma allora lui rappresentava la Lombardia. E poi era un bel ragazzo e mi sembrava giusto metterlo nel ruolo dell'innamorato. Mariano Laurenti è una cosa meravigliosa. Mariano, pure se tu sei nervoso, se sei incavolato, se hai dei cosi, lui te li fa passare perché è talmente calmo, è talmente così, capito? Fa tutte le cose tranquillo. Vieni qua, se allora Alvaro, facciamo così. Se... Ma no, ma io non sento, cioè lui ti calma, ti dà questa camomilla proprio e continua, ti rilassa, capito? Una persona che ci stai 10 minuti, ti senti svuotato nel cervello, ti senti tutti i problemi che magari avevi o che non riuscivi a fare la scena o che non... Lui te li calma, te li fa fare per forza, capito? Tranquillo. Mariano, io ci ho fatto tantissimi film con Mariano, ti dico, mi sono sempre, sempre trovato bene. Ci siamo rivisti poco tempo fa con Mariano, che avevo fatto anche a lui, gli avevo proposto di cercare un produttore se potevamo fare sto Don Pierino, perché appunto volevo farlo con Mariano, perché solo Mariano mi fa fare un film del genere, con la sua calma e la sua pazienza che ha. Sì, io ho avuto questa soddisfazione di fare questo tipo di film, divertendomi. Essendo rimanendo contento di quello che avevo fatto e rimanendo contento anche dal fatto che i produttori con i quali lavoravo guadagnavano dei bei soldi e che quindi c'era lavoro, avevano dato lavoro a noi ma potevano dare anche lavoro ad altre persone facendo altri film, altri generi di film, cioè con i nostri film che molti critici hanno criticato malamente, con il ricavato di questi film potevano anche forse i produttori fare dei film più seri, più veri, più accettati dalla critica, che però avrebbero incassato di meno dei nostri, sicuramente.